Non vedi, queste sono cose di Mina. Oh, scusami, ma non state sentendo meglio. Non preoccuparti. Ora che avete visto, sappiate che queste sono cose molto comuni dalle nostre parti. Ma è orribile, perché ve le porti dentro? Per non dimenticare cosa sono la guerra e il dolore. Ma non è tutto. Guardate, questo è un volantino che i talebani distribuirono durante il loro ingresso trionfale a Kabul nel 1996. Vabbè, lascia stare, ormai sei qui da noi e noi ti vogliamo già bene. Professoressa, vi è stato utile il computer. Avete i computer in Afghanistan? Soltanto poche persone, quelle più ricche, poche ne hanno bisogno per lavoro. Mio padre fa il giornalista e aveva il computer. Così, quando potevamo, io e la mia amica ci collegavamo e abbiamo stabilito dei contatti con dei ragazzi italiani. E poco a poco abbiamo imparato a leggere e a scrivere. Non è stato facile, ma adesso serve. Allora c'è molte cose di noi. Mafia, Gomorra, rivoluzione, droga. Guarda. E poi ero io l'intellettuale della classe. Cosa credi? Non faccio mica sfoggio della mia cultura. Sì, è vero. Ma voi siete anche famosi per la vostra creatività. La Ferrari, le cose belle. Gira ancora la leggenda di Paolo Rossi. La Lembina Rossi. No, Paolo, il calciatore che portò l'Italia a vincere nei mondiali dell'82. Però mica scema la ragazza. Amina, raccontaci qualcosa del tuo paese. Beh, l'Afghanistan non è un paese felice. Troppe guerre, troppa violenza, non c'è libertà. Marcella, sei sempre solida. Cerca di essere seria almeno una volta. Ragazzi, non avete niente di meglio da fare? Ma perché avviene tutto questo, Mina? Non lo so. Dimmi. Posso andare in bagno? Dai. Beh, la vera libertà è qui in Italia. Nessuno ti dice quello che devi fare. E tu cosa stasera? Cosa vorresti dire? Che tu non hai regole e nessuno te ne dà. Ragazze! Nel mio paese le regole le fanno i religiosi. Allora non li fa lo Stato? No, come posso spiegarvi? La religione è lo Stato. Le regole della religione sono anche quelle della vita civile. Ma come può una religione stabilire che le donne non debbano studiare? Che non possono uscire a lavorare? La migliore religione è la nostra. Ragazzi, anche il cristianesimo ha stabilito delle cose assurde. Ad esempio, c'è stato un periodo in cui alcune donne venivano uccise perché accusate di stregoneria, di essere streghe. I gatti venivano perseguitati perché creduti animali amici del demonio. E anche alcuni scienziati, se noi pensiamo a Galileo, sono stati perseguitati perché loro affermavano delle cose che erano differenti da quelle scritte nella Bibbia. Il problema è che noi non dovremmo parlare di cristianesimo, di Islam, ma dovremmo parlare di cosa hanno fatto gli uomini che dicevano di parlare in nome di Dio. Da alcune settimane. E quindi sì, ma se non sbaglio non lo so. Poi ho visto dei tavoli da ping pong. Che ne dite se andiamo a fare una partita? Io sì, ma ce la dobbiamo andare a catechismo. Claudia, perché non vedo che sai giocare bene? Appunto, io so giocare bene, non posso giocare con la mia. Io non avrei mica paura, anch'io sono brava. Beh, adesso dobbiamo andare a dopo. Forse potrei giocare. Io dobbiamo tornare a me.
Perché non credi così? Lo sai già. Sì, sì, lo so. Nei giorni scorsi ho provato a parlarle, ma essendo circondata da un mare di gente. Ma non mi stai mettendo a fare finta di niente. Senti Filippo, io non ce la faccio, sono stufo. Lo so se ci vanno Giovanni Pino. E se ne accorgono, sono guai. Anzi, vado a chiamare. Sì. Scuola c'è una nuova. No, lo dite, da quando? No, solo da pochi giorni. Allora, che aspettate? Cioè, noi vi fate pagare. Se non ha soldi? Dite che li devo portare, sono stato chiaro? Non mi vendi tu. Ora che facciamo? Però che glielo dica agli altri. Non c'è bisogno che tu glielo dica. Diremmo che abbiamo fatto due palletti. Dici davvero? Oh, grazie, Mina, sei un tesoro. Ci vediamo un domani. Aspetta, questo è il CD che mi avevi chiesto. Oh, grazie. Andiamo. Scusa, aspetta un attimo. Così quello nuovo, vero? Sì, ciao, cosa volete? Io sono Stefano, detto testa. E lui è Filippo, detto il duro. Allora, testa dure, cosa c'è? Senti, qui tutti devono pagare il pizzo. Lo devi pagare anche tu. Puzzo! No, ma io non sentire nessun cattivo odore. Forse la tua felpa non è proprio fresca di bucato. O il tuo collo. Ma quale puzzo? Il pizzo, la tangente! La tangenziale? No, io prendo sempre la provinciale! Questa fa la scena. La scena? No, io non partecipo. Io non partecipare a nessun corso di teatro. Mi dispiace, io non capire bene la vostra lingua. Devo andare, ciao. Ma devo scappare, lo scemo sei tu. Senti, sei tu il duro. Ti sei fatto la girare ben bene. Quando si tira andare il tuo collo? Smettere, lo stupica oggi. Glielo dice però quello. Claudia, come andate ieri? Bene, io e Mina abbiamo fatto qualche palleggio. E come se la cava? Beh, devo ancora imparare molto. Ciao Mina, stavo parlando proprio di ieri, del ping pong. Sì, ho sentito. Ciao Mina, dicevo, appunto, che sei abbastanza bravo. Sì, mi manca ancora qualche colpo. Devo imparare a stracciare i miei avversari. Comunque, parliamo d'altro. Ieri si sono avvicinati quei ragazzini, li vedete? Capito, ti hanno chiesto soldi. Gli chiedono tutti quelli delle prime e seconda. Non c'è niente da fare, se non glieli dai ti aspettano fuori. Ti minacciano e ti picchiano. Ma perché non ne parlate con i vostri genitori, con il preside? Perché se noi li denunciamo, quelli ci aspettano fuori in gruppo. Ma così saremo sempre sottomessi e loro l'avranno sempre vinta e continueranno a fare del male. L'anno scorso abbiamo provato, ma poi li hanno sospesi. Ma ne ricominciate di nuovo a fare prepotenti. Ragazzi, ha ragione Mina, dobbiamo fermarli. Cosa ti hanno detto? Ma ci hanno provato anche con me. Io ho fatto finta di non sapere bene l'italiano, ma ripartiranno alla carica. E se torneranno cosa farai? Andrò da mio padre e lui ne parlerà con il preside. Dobbiamo essere uniti e combattere quegli stupidi prepotenti. If I listen to your lies, would you say?
Sì, è andata bene l'interrogazione. Sì, ho studiato molto. Scusate un attimo. Sì. Ciao. Ciao. Dov'è il tuo amico, quello duro? Qui in giro, aspetta che lo chiamo. No, aspetta. Volevo dirti, tu non sei un ragazzo cattivo, perché ti comporti in quel modo? Perché prima nessuno mi considerava, invece adesso tutti mi temono. Ma sei sicuro che nessuno ti considerava, che nessuno ti voleva bene? Ma certo, i miei amici, Filippo, Giovanni e Pina. Ma che vuoi da me? Devo andare. Ciao. Certa gente è davvero stupida. Amina, quei tipi sono poco raccomandabili, combinano un sacco di guai. L'altro giorno li ho visti trattenere un ragazzo di prima. Ma l'anno scorso hanno rubato il cellulare, per fortuna era vecchio. Ma com'è la situazione? Ciao. Allora? Niente, proprio quello non lo capisce l'italiano. Meglio che la lasciamo in pace. Come non lo capisce? È straniera, viene dall'Afghanistan. Afghanistan? Ma che è una turca? Ma non è una turca, è una musulmana. Non sai che è una musulmana? Non mi interessa, anzi visto che è neura deve pagare il doppio. Secondo me è meglio che la lasciamo perdere. Avete visto ragazzi? Ci sono anche quelli della terza erba. Ma che ci la servono con Angelo? Giulia, ma perché non glielo vai a chiedere? Ma la più detta è questa, sei tu Francesca. Pensi che mi spaventi? È solo che non voglio essere discreta. Amina, bel vestito. Grazie. Ma allora lo conosci bene l'italiano? Sì, cosa volete? Tu non sei diverso dagli altri, devi pagare. No. Io non pago niente. Se continuate a comportarvi in questo modo, chiamo la professoressa De Marti. Noi non abbiamo paura, siamo troppo forti, più forti della De Marti. Voi non sapete cos'è la vera forza, ben altro. Ragazzi, venite, hanno portato la pizza!